Cristian Ventola, che abbiamo detto oggi è stato, al nostro giudizio, di Ivano, di Sciascio e mio, il migliore in campo in questa partita vinta, quarta vittoria consecutiva, giocato prima da terzino, poi da centrocampista, avevi pure un avversario fortissimo che si chiama come te, si chiama pure Ventola, e quindi è una buona, bella partita, però siete riusciti a centrare questa quarta vittoria, è cambiata l'aria. Sì, da un inizio molto difficile di quattro sconfitte consecutive, il mister ci ha sempre detto che arriverà il nostro momento, infatti abbiamo battuto Lazio, Fiorentina, ci hanno dati la carica. Oggi è stata una partita molto combattuta. Ha fatto gol all'inizio il tuo avversario diretto, sì. Ventola, però poi sei riuscito prenderti con gli interessi, anche visto che hai partecipato ad alcune azioni da gol. Sì, però secondo me il primo gol è anche su fuorigioco, però è stato molto bravo anche il Ventola. Che... A Ivano di Sciascio, che è di Tutto Sport, che ti ha decretato migliore in campo? Sì, Cristian, secondo me è interpretato molto bene sia nel primo tempo, nella fase difensiva, perché Vento all'inizio era stato molto molto pericoloso, poi gli ha preso un po' le misure, sì. È stato molto positivo anche in fase offensiva, il primo gol tra l'altro è nato da un tuo cross, e nella seconda fase l'intelligenza di adattarti subito a un ruolo, quello di centrocampista, che chiaramente ha situazioni di gioco completamente diverse. Sì, io parto con il mio ruolo naturale, il centrocampista, solo che per bisogni del mister ma spostato al terzino, però penso che me la cavo in tutti e due i ruoli e speriamo che andiamo avanti così, vincendo partita su partita. Complimenti. Grazie. Allora, Luigi Gervese, allenatore della squadra Under 16 della Lievi Nazionale, quarta vittoria consecutiva, è cambiata l'aria, quindi dopo un avvio un po' così adesso sta andando fortissimo, merito magari anche chissà della televisione. Allora speriamo che viene sempre. No, abbiamo fatto 4-5 partite, le ultime 4-5 partite molto bene, siamo partiti un po' male. Ma anche l'anno scorso siamo partiti male, poi piano piano i ragazzi stanno crescendo e iniziamo a fare anche a giochicchiare abbastanza bene. Ecco. 4-3-3 è il modulo che diciamo piace molto ai pescaresi, e comunque avete fatto anche a meno in sostanza di Di Rocco, che è il giocatore forse di maggior talento, mancava anche Iorio, che è un ragazzino molto promettente, però nonostante questo la squadra, insomma, ha trovato le sue misure. No, manca anche De Cinque da un paio di mesi, ci abbiamo 3-4 ragazzi importanti fuori, però devo dire che pure gli altri si fanno trovare pronti, stanno crescendo ed è la cosa più importante. Quello che mi interessa, a prescindere il modulo, quello che mi interessa di più è soprattutto farli giocare bene e giocare a calcio. Il primo tempo l'abbiamo fatto abbastanza bene, il secondo meno, infatti non mi è piaciuto perché si sono preoccupati troppo di difendere il risultato, è una cosa che non voglio assolutamente. Ivano ha seguito la partita con grande interesse, si è divertito, Ivano ha detto che ha visto bei giocatorini. Sì, credo che l'analisi di Luigi è giustissima. Primo tempo secondo me molto molto bene, soprattutto nella fase di manovra, nel cercare sempre determinate giocate, nelle palle a terra, bene testi in appoggio. Secondo tempo con qualche pausa, tutto l'inizio forse la squadra è entrata un po' paga del risultato, però poi ha saputo comunque gestire l'urto dell'Avellino, che comunque la squadra rognosetta, perché tutti piccolini, brevilini, che sanno comunque giocare uno contro uno. Se c'è qualcosina probabilmente da migliorare, forse una linea difensiva sul fuorigioco, spesso alle spalle, preso i terzini presi alle spalle dai tagli, però sono peccati giunti. Secondo me quello che rimane è una grande prestazione, ripeto, come dicevi giustamente tu, perché comunque giocano al calcio e cercano anche sbagliando di fare le cose che provate in allenamento. Sì, guarda, avete visto pure con il portiere, rischiamo tantissimo, la cosa che voglio, che bisogna costruire dal basso, quindi pure il portiere, nonostante non ha un piede bello, diciamo, però devono assolutamente provarci, devono assolutamente cercare di fare la partita. Poi ecco, come dici tu, nel secondo tempo siamo rientrati un po' forse deconcentrati, siccome come voglio io, voglio la difesa alta, molte volte rischiamo e la difesa va un po' in difficoltà. C'è ancora tantissimo da lavorare, però ti ripeto, adesso avremo il tempo sicuramente. Mi dispiace per l'infortunio di Daniele Di Battista, perché obiettivamente sì, è il nostro, ma credo che sia una bella distorsione da quello che mi ha detto il dottore, per noi è una grossa perdita, perché diciamo che è il perno del gioco, quindi speriamo di recuperarlo al più presto e continuare a giocare così, senza l'assillo del risultato, ma soprattutto di giocare a calcio, che è la cosa che mi interessa di più.